affiancato dal carissimo Wolcat, pronti per proseguire questo Spike Nation di Valorant. Rivedremo il Portogallo, rivedremo Nordic. Che gioia, le squadre che gioia. Più divertenti da vedere. Portogallo per la qualità indiscussa delle individualità, che proprio sull'ultima partita di ieri ha dimostrato anche di saper lavorare molto bene in coesione. Quindi abbiamo visto veramente... Mi sento dire che il Portogallo mostra il gioco più vicino a quello che si è visto durante le Ignition Series, e quindi quello espresso dai pro team veri e propri. Sì. Quindi bellissimo team da vedere. Nordics, bel team da vedere per un discorso analogo a United Kingdom. Quindi non necessariamente dei talenti individuali, ma una grande ripartizione dei ruoli. Ognuno ha ben chiaro quello che deve fare. C'è chiaramente buona comunicazione. E poi c'è anche una star, se vogliamo, in Noisy. Un ottimo giocatore che ieri ha carriato il team per quello che riguarda l'esecuzione meccanica. Ma ripeto, era tanto, tanto, tanto da attribuirsi alla loro coesione, al loro movimento corale. Esatto, esatto. In ogni caso abbiamo visto un attimo la schedule, cosa poi ci attenderà. Lineup per i Nordics come il capitano Jonas, Avery Jonas, poi Orb, Anomaly, Gozu Peak e per l'appunto il citato Noisy, perché si chiedesse a Anomaly perché è vestito con passamontagna, simpatico come una skin, è semplicemente perché è un content creator che non ha mai mostrato il proprio viso e volto, e dubito che lo farà adesso. Anche perché avrebbe parecchi problemi con la giustizia qualora saltasse fuori la sua vera identità. Attenzione! Il contenuto dei suoi video, soprattutto nei tempi andati di YouTube, dove non c'erano regole, non c'erano censure. Did you hear something? Big Guns Only e Survivors, i contratti per Nordics. Quindi, did you hear something? Bisogna vincere un round solamente utilizzando armi silenziate, quindi Ghost, Spectre o Phantom. Survivors, bisogna vincere due round con l'intera lineup, l'intero quintetto sopravvissuti ai conflitti a fuoco. Poi intanto abbiamo la prospettiva del Team Portogallo. Vedete che da 20.000, praticamente 19.000 incontri del mito, Darkzone capitano, Tuga TV che non è altro che il for the win, poi Compa e per finire il Turlin All, anche lui for the win, perché mi conoscesse for the win, organizzazione portoghese importantissima nel mondo degli esports e non soltanto in patria portoghese per l'appunto. Who shot the sheriff, we need orbs e se ho ben visto coltello, non mi ricordo, vediamo se abbiamo un recap dei contratti, comunque per Portogallo particolarmente From Afar, quindi 5 operator, abbiamo visto Portogallo spesso essere in così evidente vantaggio sulle battute finali della partita da potersi permettere il lusso di giocare per questi contratti, ed è anche per quello che il loro prize pool è lievitato così vertiginosamente. Quindi Portogallo e Nordics, il Nordics abbiamo visto relativamente poco, li abbiamo visti impegnati in un wildcard match ieri, se ben ricordo, perdendo contro United Kingdom. Mi sembra di sì. Ricordo male. Abbiamo visto poi la vittoria di Nordics sul DAC. Abbiamo visto Nordics contro Russia a pelo e torniamo su Bind. Signori, finalmente torniamo su Bind dopo averla vista soltanto una volta nella giornata di ieri. Monopick di Icebox. Finalmente adesso possiamo gustarci Bind. Una mappa incredibile, fresca. Per chi non avesse seguito la Spike Nations ieri, il buon Eddie è assolutamente sarcastico. Abbiamo solo visto 7 partite consecutive su Bind ieri e 4 l'altro ieri. Quindi mappa apprezzatissima dai team. Continuano a piccarla, si trovano a loro agio. Tra primo giorno e secondo giorno ho visto più Bind di tutta la mia vita su Valorant probabilmente. Mappa comunque interessante. Allora, come dicevo ieri, io che sono molto più fatalista, vedo la scelta di Bind più per la possibilità del margine di errore di squadre meno competenti che ciò che ti può favorire. Perché continuare a rushare su Hookah lanciandosi con le satchel di Raze e lanciarsi dentro con Jett che scatta in avanti non è una tattica. Semplicemente stai facendo affidamento sul fatto che il team nemico sia scarso, non riesca a prenderti, tu riuscirai a entrare in questo modo senza spendere energie perché hai usato un'abilità e ti sei lanciato dentro e a quel punto poi hai gunplay. Sì, è effettivamente giusto in ambienti non di
di prima fascia competitiva, provare a effettuare queste strategie un po' semplici, un po' bislacche, però finché funziona, giusto, bisogna trovare quella zona di comfort per cui sai di non star facendo esattamente la manovra ideale da Valorant super competitivo, ma allo stesso tempo sai di poter raccogliere molto nel giocare in modo semplice, perché dall'altra parte non necessariamente c'è, la forza necessaria a punirti, e Giusto. quindi l'hai detto bene, abbiamo visto un sacco di push super scontati, super citofonati in nuca che comunque sono andati a buon fine. Abbiamo visto pochissima azione di controllo nella zona centrale della mappa, quindi tra il B-short e l'A short. Abbiamo visto raramente gioco di shoulder pick su B-lungo, perdono, quindi cercare di muovere un po' la difesa, magari cercare di vincere uno scontro a fuoco tra operator in quel di B-lungo per poi creare la superiorità numerica e giocarci attorno. No. Quasi sempre dritto per dritto si guadagna rapidamente il Esatto. controllo di B-short, giusto giusto un'occhiata sopra la spalla sinistra entrando in hookah per vedere se c'è qualcuno appostato e poi dritti verso il site senza nessuna considerazione per i nemici. Esatto. C'è da dire che comunque adesso andremo a vedere il team Portogallo, che è una gioia per gli occhi quando gioca, perché attualmente è l'unico team che si è portato a casa diverse taglie e soprattutto due match con una half 10-4, 10-5 massimo. Quindi la possibilità di vittoria in meno di 20 minuti per il Portogallo è sempre possibile. Infatti, come vediamo con le loro tre vittorie fisse, non li schioda nessuno. Manca poco, andranno a chiudere poi il girone con quest'ultima vittoria che ci aspettiamo un po' tutti, perché per quanto il Nordic si sia visto sicuramente molto sinergico, alla fine proprio visto che è arrivato più o meno su quelle ultime parti, un po' penalizzato dalla schedule, un po' penalizzato anche dalla wildcard che li ha visti a un passo dal prendersi quei 5.000 che hanno portato comunque Cissa fino a prima, fino a poco fa, a contendersi quel secondo posto. Nordic alla fine, per quanto coeso, è pur sempre un team che non presenta delle personalità pro playing vere e proprie come magari i For the Win del Portogallo, ovviamente. Dici bene, quindi sì, in tutto ammontano a due le sconfitte che Nordic ha subito ai danni della Russia, se mi ricordo, del CIS, in modalità wildcard e poi in una partita vera e propria. Quindi, per la Combattuta. proprietà transitiva, se vogliamo, Portogallo dovrebbe avere vita facile su Nordics, avendo già il Portogallo assolutamente annichilito, neutralizzato, Mamma annientato mia! ogni speranza per la regione del CIS. Quindi sì, ci aspettiamo una facile vittoria per Portogallo, che quindi li proietti al primo posto, o meglio, consolidi il loro primo posto. Arriva intanto la comunicazione che per il girone 1 Turchia e Spagna sono le squadre qualificate, che quindi vedremo nelle semifinali più tardi nel pomeriggio. Rimane solo da determinare quindi il secondo seed per questo girone 2, per ora saldamente al comando per la seconda posizione United Kingdoms. Quindi Nordics Portogallo, c'è il Nordics chiamato all'impresa sul Portogallo, devono giocare al meglio delle loro possibilità perché un punto importante sul Portogallo significherebbe arraffarsi circa 9.000 dollari, e quindi l'ipoteca per Nordic sul secondo posto si farebbe fortissima, però noi sappiamo per un discorso di performance della giornata di ieri che è molto più probabile si stia andando incontro a un'altra partita di strapotere portoghese. Sì, è uno stomp molto possibile, per quanto poi magari potremo vedere qualche numero di magia. Generalmente è il pistol round, vediamo i portoghesi lasciare un po' perdere per poi trovarsi al full buy e iniziare a massacrare round dopo round, dopo round, dopo round, dopo round. Ti trovi all'half che sei a 10-2 e ti chiedi come sia possibile e ti giochi gli ultimi 2 round sul pistol round dove magari forse li vinci o li perdi. Generalmente il Portogallo lascia sempre quei pistol round perché abbiamo visto la maggior parte delle loro partite chiudersi con un 10-5, 13-5, 13-6 magari, 13-7 il massimo che sono riusciti a fare, ma sono punti presi dopo il secondo half. Questo vuol dire che hai perso 8 game di fila ininterrotti, se non di più addirittura, portandoti su quel 10-2 magari o 10-3. Quindi è una superiore schiacciante che, Amina, sei sul 10-3, speri ancora di vincere, ma in cuor tuo neanche più così tanto. E spesso ricordiamo che ci sono degli score meno eclatanti perché si dà il tempo di effettuare i contratti anche agli avversari, quindi Vero, tra probabilmente l'altro. avrebbero potuto portare a casa dei 13-0, dei 13-1, 13-2 se solo l'avessero voluto. Ma siamo in game, siamo su Bind e Nordics partirà in difesa mentre il Portogallo è chiamato ad attaccare. Abbiamo già visto il Phoenix per Tuvat, giocatore dei For the Win. Abbiamo visto la coppia di Entry Fraggers Eh costituita già. da...
Hurlin, che adesso è passato su Reina, se ben ricordo, sì. E Tuvatsu Phoenix proprio gli rompi ghiaccio. Infatti, eccoli che li vediamo. Anomaly consente di cedere, va di gameplay, non ne prende neanche uno purtroppo per lui. Anomaly, mira mancante, questo permette ai l'intero team del Portogallo di entrare subito dentro, piazzare la spike, e questo è il loro dominio. Arrivano le frecce esplosive, frecce elettriche di Ever Jonas, che si occupa sempre di quella posizione in Heaven. Vero, ma c'è un altro Sova nel team del Portogallo, ed è un Sova che ieri ci ha regalato delle emozioni incredibili, per chi si fosse perso la giornata in particolare di ieri. Il Sova, da parte del team Portogallo, del Portogallo, è inimmaginabile a livello di abilità. Non esita solo con Darkzone, correso da compa, dicevo, per appunto Darkzone ci ha regalato delle parabole con quelle frecce, una conoscenza del campione, della mappa e soprattutto degli spazi. Eccolo qua, Darkzone, negli spazi, riuscire a trovare due volte di fila la kill essenziale per la vittoria di un round, addirittura nell'ultima, quello della vittoria stessa, è qualcosa di eccezionale. Praticamente abbiamo sempre chiamato male il buon Tagut, perché il suo nickname quando accendono la sua webcam è TaguTV, e quindi al contrario è Vtugat. Inizieremo a chiamarlo Tagu, ci ricorderemo? No, è Tugat, ormai è Tagu. Imparate a mettere lo stesso nickname in game, ragazzi. Ormai è Tuga. Ma attenzione! Inserimento col drone, un po' di HP rimossi da parte dei Nordics, ma poco serve, c'è già una double da parte di Myth e Tuga. E qui vediamo però da parte del team Portogallo, per l'appunto, il non ancora affacciarsi a Uka. Spike planted. Incredibile. Uno dei pochi team che non si sta assolutamente avvalendo di questa superiorità, e credo che sia anche un po' per rispetto comunque nei confronti del Nordic, che è uno dei team che ha giocato comunque meglio di sinergie, e quindi Uka potrebbe essere più un malus che un benefit. Dove vuoi andare con quel Baki? Lascia stare. Anomaly. Galaxy Frag. Tra l'altro era short, non era Baki. Vedo bene. Giustamente scontro con tra Phoenix. Già. Eccolo lì. Tuga. Mid the Meat, altro giocatore molto importante per il Portogallo. Davvero non c'è un anello debole in questa formazione. Tutti preparatissimi. Compa, anche lui, facente parte di un pro team. Veramente non sono andati per il sottile con la formazione di questo roster. Hanno voluto prendere la creme della creme della scena competitiva portoghese. Il risultato parla chiaro. Sì, siamo andati sul 2-0 di un pistol round. Ora vediamo, perché il full buy sarà essenziale sia per il Portogallo che per il Nordics, perché imporrà per forza di cose un minimo di timing. La cosa forse migliore per i Nordics attualmente è che, non essendo mai morti in Portogallo, si porta dietro ancora le Spectre. Tutti con Spectre. E infatti, uno per uno, Orb risponde bene. Flank per pick. Buono pro su Average. E qua sentiamo comunque la differenza. Si sente la differenza, per quanto Meat si faccia sentire. Vittoria nel team Nordics, seppur comunque con due perdite di un Vandal. Questo vuol dire che adesso il full buy per il Portogallo c'è, e come se c'è, mentre invece alcuni forse dovranno sacrificare magari un po' di armatura o il Vandal stesso. Apertura in attacco per il Portogallo, che deve vincere questo round, e come spessissimo capita, ecco qua una bella che panoramica bello delle Sova Mechanics. Guarda come fa. Studio, bellissimo. Tanto studio, tanto tempo bellissimo passato a testare nelle mappe. Bellissimo. E quindi sì, partenza del Portogallo, pistol round è immediatamente successivo, poi con l'arsenale di vantaggio, e poi ad armi pari Nordics mette il punto in difesa. Buona la risposta dei Nordics, che rischiavano già di perdere controllo sulla partita. Più che altro non era completamente armi pari, perché per l'appunto molti loro erano ancora in Spectre. Perdere però Spectre contro Vandal sarebbe stato devastante a quel punto. Veramente devastante. Anomaly. Mamma mia, quelle frecce che rivelano su Anomaly la presenza. Myth, molto bravo, poi Darkzone subito neutralizza high ground. Buono, della Turin. Ancora una volta, Moisi però risponde bene su Turin. Giro con l'angolo. Situazione ostica. Adesso è un uno per uno. Noisy.
il for the win per eccellenza, Tuga Tuga. Tango TV. Va a Buona la chiudere. percussione dopo la Bella flashbang. percussione. La flashbang utilizzata più per distrarre che per accecare ti permette effettivamente di fare giocate pulite in questo modo. Anche perché a livelli alti cerchi di fare il no look per evitare l'accecamento e avere subito però il mirino puntato. Non sempre ti è capace. Infatti, poi lo vediamo. Il giro da parte di Noisy, purtroppo lento. Nonostante si fosse girato, Noisy era buono Accecato. l'angolo, l'angolo con cui è esplosa la flash, non è esplosa dritta sulla spike, ma la curva è finita un poco oltre, quindi è arrivata proprio alla coda dell'occhio della Reyna, registrando quindi effettivamente il flash. Molto molto bravo Sì, anche come carica di paradossalmente, questo se si Phoenix. fosse girato a sinistra l'avrebbe evitato. Sì. E Ulti di l'attenzione! Jonas. Subito Jonas Subito a kill. Turlin KO e si prende anche un 3 po' hit su della 3 vita. bersaglio, Eh già. ha preso anche Tuga. Oh, Oh Noisy sì. col Baki. E perché no? Raccogliamo anche un'arma migliore. Tra l'altro Ora Noisy parte non... tutta per Norgis. compa però, bello il flank. Tra l'altro, se ti ricordi, Noisy non è neanche poi così estraneo al partire in maniera molto avida, raccogliendo poi di tanto in tanto le armi che trova per terra. Ha preso più volte questo titolo. La Morb! Deve chiudere! Ah, l'abilità purtroppo ti fa sentire. E porta Orb a morire per una semplice Vandal raccolta. Questi falsari. Buona lettura di Noisy, Allora, che invece no, avendo niente visto save. l'ultima Molto bravo. azione conclusasi in B, capisce che abbiano potuto pensare al cambio sito, ma viene spottato. Era forse un solo predict. Sembrava aver capito provenisse da lì, forse ha sentito i passi Darkzone, quindi 1v1. E ora, come sempre, il fake defuse. I due si scambiano di posto. Bellissima questa cosa. Ma alla fine se la Noisy. porta a casa Noisy. 3 a 2. Portogallo un pochino più freddo, eh? Attenzione. Forse questa Sempre. la volta buona per il Nordics. Sfruttare un Portogallo ancora alle prese con il plume sveglio. È comunque una situazione in cui il Portogallo parte in attacco e sappiamo quanto sia difficile partire in attacco e fare comunque un buon ALF. È importante ricordare che per design del tactical shooter la difesa è il lato più facile, tra tantissime virgolette, insomma quello con i compiti più elementari, mentre l'attacco deve un po' costruire con creatività la manovra, quindi spesso gli ALF si risolvono in favore della difesa. Il fatto che siano 3-2 per il Portogallo è comunque un ottimo risultato. Nordics non era una regione facile da Certo, battere, certo. bene che non ci sia uno stomp, anche per lo spettacolo. Sì, esatto. Sidestep. Compa il lurcherone. Bellissimo. Bellissimo! Da parte la sinergia da parte dei due player. Però guarda come se la gioca molto bene il push da parte dell'intero team. Preso Jonas. Bravo però qui sul dodge ultimo. Da Hookah cerca la kill, viene massacrato però. Per quanto poi alla fine trovi comunque Mithmith su Hookah. La freccia stordente di Darkzone purtroppo non risparmia. Fa più danni quella che i proiettili ormai. Terza kill per lui all'interno di questo torneo di freccia stordente. Pazzesco. Ne vedremo molte altre. No, sicuro. Sta inseguendo sul recoil di Darkzone, sulla ricarica, molto bravo. Roma di flashbang raccoglie e purtroppo viene massacrato tra i due fuochi. Sul di quest'ultimo si gioca sulle distanze, potrebbe essere massacrato e Taguti la chiude qui. In Thrifty, quindi in Eco, erano stati messi in difficoltà Già. sull'economia dall'ultima vittoria del Team Nordics e Eppure. nonostante l'arsenale inferiore abbiano raccolto armi degli avversari facendo uccisione dopo uccisione, muovendosi molto bene in sinergia e non sono stati penalizzati dalla scarsità d'arsenale. Ottimo lavoro del Portogallo che sta crescendo moltissimo, lo vedevamo un po' più sullo stile del CIS nelle prime battute del torneo, quindi tanto appoggio alle proprie forti individualità, ma stanno veramente trovando anche la quadra e la sinergia come organico, quindi fanno molta paura, molta più paura del dei due. Tanto vediamo qui i contratti anche per il Portogallo con Who Shot the Sheriff. E l'hanno fatto tra l'altro, quindi altri 333 di budget che vanno nelle loro taglie. Fatto
From Un budget Afar e che devono Windy Knolls, difendere. molto importante. C'è una buona suddivisione degli attaccanti che non vogliono Sì. più operare il rush banale di facile lettura. Hanno giocatori molto forti individualmente, quindi spalmarli per la mappa e provare a creare la situazione di superiorità numerica è una strategia assolutamente viabile. Da parte dell'Anomaly, purtroppo, il fucile a pompa con un range fin troppo ridotto non gli è dato adito, ma qui adesso Anomaly con la shorty si porta a casa una fantastica uccisione, la quale però ha risposto molto bene da parte di Myth. E si Percussione di Myth. vola il mito, si porta a casa Jonas. È sempre bello vedere questa giocata da T-Raze. Classic standard. Noisy, Ai ai fallisce ai, la la scarica. Stinger purtroppo non aiuta. Va per il denaro anziché per la cura. Preoccupato del fuoco Myth, nemico Myth. per Myth se non altro adesso è una quadra che pesa molto lo scoreboard per i propri compagni anche. Sanno di Molto picca sui importante. Neven, la percussione di Darzon. Bravissimo. Shoulder Poco da pick, fare. colpo vuoto per pick e poi Darkson entra davvero nel corridoio per effettuare l'uccisione. Veramente molto molto preparato Darkson, non vedo l'ora di assistere a sfide tra pro player, quindi Portogallo-Turchia ad esempio, sarà molto interessante, sarà sicuramente la finale più probabile, poi i risultati parleranno. Movimento in quel di A per una volta tanto, non vediamo il fisso assalto su Hookah, conscio il Portogallo del fatto che sia un'area parecchio ristretta nella quale attaccare, quindi si danno l'opzione di spalmarsi per la mappa, creare appunto la superiorità numerica. Perché rushare quando hai delle individualità così forti? Joke's over, you're dead. Assalto sull'A-site 5v5, non è la situazione idilliaca per il Portogallo. Compa aprire le danze con una kill su Eh Anomaly, sì. Attenzione il regno suo, Secret Lamp. però dietro l'angolo, subito una bellissima doppia parte sempre di Myth. On point, gira bene l'angolo, trova un'ottima kill. Orb risponde bene, ma Myth è in triple kill. E dubito vorrà lasciare la quadra ai propri compagni. Infatti su Orb, tra mille esplosioni, un'altra bellissima uccisione. Qui lo vediamo inquadrato, bello carico. E questo purtroppo è anche un po' il problema di avere un team con ottimi player capaci, ne abbatti uno, ma ce n'è sempre qualcun altro pronto. Probabilmente prendessi le più deboli squadre del torneo e mettessi un membro del Portogallo per ognuna di queste, sarebbero le stelle di ognuno di questi team. Probabilmente sì, Spinesteer. Non... Ok, Xipe probabilmente per la Polonia è a livello, per la Francia hype, forse non è a livello di nessuno dei giocatori del 7SKK. Portogallo, quindi... Magari Sì, la dice per... lunga sullo squilibrio delle squadre, però d'altronde eravamo qua per beneficenza, secondo me. Non eravamo di certo qua per eSport con squadre equilibrate. In Portogallo ha però giustamente detto: bene, io voglio la loro charity e il banco alimentare e vogliono iniettare quanti più soldi possibili. Orb conclude molto bene la Suprema e poi la chiude lì. Molto bravo. Sì, o meglio, scusami, Orb, ne rimando. Ora usa la Suprema Orb per spostarsi. Anche se lascia un po' noisy in una posizione un po' critica. Da Hookah poteva avere una buona via, una linea di tiro. Molto bravo su Turlen. Sa bene dove sono, ma qui Una Myth rifa su trova Myth. un'ottima doppia. Adesso con Tuga. Un 2 contro 1, pericolosissimo alla quale alla fine tra Darkzone e il buon Tagu. Ora c'è in mente Tuga TV. Perché hai detto questa cosa? Perché? Perché me l'hai Purtroppo detta? ci vogliono male sti giocatori, hanno nomi totalmente diversi alle volte rispetto a quelli con cui vengono presentati al torneo. Ad esempio Game Life per Cheese, che in game si chiama Yoshi qualcosa. Giustamente. Darkzone ancora una volta ruolo di carry assoluto, non solo info per il proprio team, non solo sonar e non solo frecce elettriche a cippare, a fare danni, quindi piccoli danni, soprattutto alle armature, soprattutto da distanze dove non dovrebbe avvenire il contatto tra i giocatori, ma anche entrate in sito prepotenti. Darkzone Suprema in prova apertura di ulti. Darkzone.
sulle posizioni classiche di difesa. Ma questo è un super mega iper push. È molto bravo, qua mi piace da parte del team Nordic. Ritirarsi completamente. Doppio supreme? Ce ne andiamo, non è un problema. Ti lasciamo il site e giochiamo noi adesso come se fossimo in attacco. Va bene. Giocata nel modo corretto, con due ulti così importanti investite, era giusto cedere il passo e ritrovarci in un secondo momento. Sì, anche perché hanno trovato due uccisioni adesso, una prima e una adesso. Alla quale però rispondono molto bene. Tiene il Portogallo. E ancora una volta ci troviamo lì. 2-1. Ai ai ai, Orb da solo. Potrebbero chiuderlo e così sarà 8-2. Signori, stiamo per rivedere ancora una volta un replay spiacevole. Siamo ad un passo dallo spiacevole replay. Non mancano una superiorità numerica ai ragazzi del Portogallo. Quando viene creata, la finalizzano con... Finalmente la finalizzano, perché non era così nella giornata in cui erano comparsi per la prima volta in questo torneo. Avevano forti individualità, ma ogni tanto gli scappava qualche comunicazione, gli scappava qualche posizionamento, e quindi si facevano prendere alle spalle, veniva comunque scalfita la loro formazione, che si muoveva insieme con una falange oplitica. Invece quest'oggi impeccabili, quando sono sopra non perdono mai il round, comunicano bene e non si lasciano cogliere di sorpresa. Si ricomincia con questo decisivo round. Molto bravo Orb, tanta differenza. Nuovo turni comunque a coprire l'uccisione, 1-1, scambio di bare. L'ingresso di Nuka deve essere garantito, superiorità numerica attuale con un 3 ancora verso il set di A, che ora si stanno spostando. Essere molto attenti, dallo spawn stanno arrivando Cypher, Phoenix. Con un palio per l'angolo pericoloso. Occhio la posizione anche di Noisy, fuori da elbow. Ecco, vi fate arrivare la kill per lui. Molto bravo sul flank. Molto bravo a chiudere pink sul buon Tagu. Urlin da Vuka sta massacrando sulla sua terza kill. Non fare nulla. E hanno chiusura ancora una volta. 9-2. Controllo degli spazi, molto maliziosi nell'andare in profondità, non si accontentano di presidiare il site, vogliono sempre acquisire posizioni da cui poi sono difficili da stanare. Noisy aveva un buon angolo di tiro, la smoke arriva un po' tardi, quindi riesce a mettere l'headshot, e poi Turlin, che se l'era un po' perso la difesa Nordics, ricompare da Uka, e nonostante la situazione di 1v2 con due reticoli su di sé, rapido sidestep, mette a segno l'uccisione, dà il tempo a Kumpo di entrare nel site, il quale non lascia il proprio compagno nei guai. E ora Wally, finalmente abbiamo un match comunque con una certa qualità di gameplay in tutti i sensi, quindi vorrei chiederti effettivamente finalmente un'analisi su cosa i Nordics potrebbero o dovrebbero fare per abbattere questa corazzata portoghese, per riuscire a sfaldare questo possibile 10-2. Quanto stava facendo UK nelle scorse partite è un buon punto di partenza. Devono riconoscere di avere un paio di membri che non reggono il ritmo imposto dalla qualità di gioco e meccanica anche dei portoghesi, quindi dovrebbero un po' prendersi per mano, magari non aver paura di esagerare con uno schieramento in difesa in sovrannumero, per non lasciare soli i propri giocatori più deboli, quindi investire, scommettere sullo spiegamento di forze e non andare per delle disposizioni classiche. Quello sarebbe un buon inizio. Chiaramente si parla di prendersi un rischio, ma giocare così non sta pagando. Sì, anche perché hai parlato bene di disposizioni classiche, infatti abbiamo visto il non coverare Bagni da window A ha permesso a Tagu di posizionarsi in maniera molto aggressiva, aspettare che Orb salisse sopra per avere l'high ground, ucciderne uno, poi coprire su window, uccidere il secondo, e solo adesso è stato abbattuto. Ma è un 2-1. Tagu, come di quello, ha già due uccisioni. Guardate, comunque il plant è stato utilizzato sulla fase di point B. Bravo Jonas a intravedere probabilmente la superma stessa dell'omonimo Sova, e guarda Compa nella smoke, ce l'ha sotto tiro. Perfetto. Nonostante non veda l'avversario, il crosshair è sempre impeccabile. Però attenzione, è lì. Poi la comunicazione, Cypher l'ha visto, ma non è riuscito a tapparlo. Si va sul defuse. Oh, manca comunicazione, no, Pick. Ai ai ai, male, male. Questo defuse non aveva assolutamente senso.
Pix si è un po' arreso lo come sapevi. Una situazione che avevamo già visto al fatto di non poter reggere lo scontro a fuoco con Compa e ha detto sai che c'è, non finto nemmeno, provo a vedere se è Compa a rispettare la mia finta e mi lascia defusare. Invece no, Compa non si lascia attendere, arriva dritto sul luogo dove è stata piazzata la spike, crosshair perfettamente posizionato e poco da fare, veramente hai il peggiore giocatore a livello di meccaniche, doveva essere Compa sulla carta, ma invece... più lo guardiamo giocare, più entra in partita e più si prende queste bellissime decisioni nell'ambito del lurking, quindi assaltare ai fianchi la formazione nemica, e il suo crosshair è sempre puntuale, il suo piazzamento in mappa e la sua mira sono elite per questa formazione portoghese. Sì, possiamo dire che è un lurcatore di professione, d'altronde Omen permette anche delle belle giocate. Non sto vedendo... Allora, questa è una cosa interessante, perché in realtà Omen a livelli... Non siamo a livelli bassi, però quando c'è una certa disparità, Omen è forse uno dei campioni, a mio avviso, che ti può permettere delle giocate un pochino più aggressive, delle giocate un pochino più folli, delle giocate anche un pochino più, per appunto, bislacche, che normalmente prendono per ingenuità, più che per prontezza dei riflessi, come un teleport in window A, non ne ho ancora visto uno, alle spalle di chi sta coverando A e bagni, da quell'altura, da quell'altezza, da quella finestra. Non ho ancora visto evidentemente un teleport veramente ambizioso. Vedo dei teleport usati in maniera tattica, come giusto che sia, ma quando vedo una Raze che si entra in nuca, si lancia, si butta dentro con ulti supreme o comunque anche soltanto col Vandal in mano, sparando un po' alla... Bullseye, mi piacerebbe vedere a questo punto anche un Omen che, oltre a lurcare, come è giusto che debba fare, sfrutta un po' anche quelle supreme in maniera un pochino più avida, personale, che per il proprio team. È sempre quel discorso più facile a dirsi che a farsi, del capire qual è la comfort zone di ognuno dei tuoi avversari e del tuo team. È vero che non stiamo giocando a livelli eccelsi, quindi ci sono finestre per giocarsela in modo un po' più sfrontato, effettuare questi flank, questi teleport alle spalle, questi salti con la satchel un po' rocamboleschi attraversando in wall site, però è un attimo che così facendo vai a mettere nei guai il tuo team, perché se arriva la pronta risposta e la punizione da parte del team avversario, hai perso un round. Stai pur sempre regalando un round. Si tratta anche nei giochi di squadra di fare scelte condivise dal tuo team, sì. Indipendentemente dal fatto che poi vadano a buon fine o meno, il fatto di giocare sempre in modo condiviso, almeno sulla carta, almeno da struttura, crea coesione, crea una bella chimica, crea un bel momentum e un bel ritmo per tutta la tua squadra. Sì, si vince insieme, si perde insieme, almeno se non altro per mantenere unita, come dicevi giustamente, la chimica, per non creare qualche dissapore, per non creare magari qualche incomprensione, anche perché è normalissimo, cioè sono persone che si sono incontrate da poco, hanno unito da poco il loro team per poter far fronte a questo torneo di 3 giorni con neanche tantissimo tempo a disposizione per prepararsi. D'altronde l'organizzazione stessa non ha chiesto una preparazione, insomma non è un mondiale e non è un torneo competitivo da un prize pool imponente, quindi sono stati avvisati una settimana prima, no, all'incirca, dei vari team, o di organizzare un team con i vari content creator che conoscono della loro regione o comunque del loro conglomerato, per mettere su un team per questa bellissima beneficenza, torneo di beneficenza che sta avendo luogo, che è lo Spike Nation di Valorant. Quindi ci può anche stare che magari qualche azione non condivisa possa generare anche un po' di dissenso. Signori, però torniamo subito a Pistol Round, di cui parlavamo ogni volta. Si arriva al Pistol Round, ma dopo un half, quindi ti giochi 2 possibili round per il match point con dei 13 ghost. Tremendo, guarda qui Turlin. Questo si chiama, questo è il famoso trenino, infatti abbiamo visti uno dietro l'altro prendersi per mano e farsi uccidere da Turlin. Triple kill che chiude la partita, com'è? Quello che avrebbe dovuto colpire un solo giocatore in a colpi di 3, è chiaro che anche per far fronte allo strapotere dei giocatori portoghesi ci sia l'istinto poi di stare insieme per i Nordics, sì, ma assolutamente. Si passa da un estremo all'altro. È vero, rimanere tutti separati e giocare a chi spara meglio contro i portoghesi è una scelta incauta, ma anche raggrupparsi e fare troppo affidamento sui propri compagni e non mettere nel punto giusto poi ti espone a queste cose. Vero. Ottimo scambio di kill. Spectre in mano, non bastano, ma Tagu oggi sembra essere piuttosto on fire insieme anche a Turlin. Ciò nonostante però... L'hanno forzato, c'era del forcing, ho visto degli stinger per i ragazzi di Nordics, quindi...
ci hanno provato. Niente da fare, stato di grazia assoluto per il Portogallo. Sembrava essere, continuavamo a definire una specie di Turchia durante il Day One, alla prima comparsa, al Day 2, quindi se il li Day 1 per il mangiano poi la Portogallo, Turchia. ma probabilmente adesso che hanno trovato la giusta forma, non solo hanno dimostrato il valore delle proprie individualità, ma hanno anche trovato una certa chimica nel gioco organico. La vedo brutta, la vedo parecchio brutta Anche perché per voglio essere spendere da Turchia. comunque, voglio spendere qualche parola anche sul fatto che diverse squadre comunque non presentano dei problemi. Non è necessario. Tagu, così come anche Turni, per quanto stiamo facendo un buono score, non sono loro i top damage del loro team. Questo è fondamentale. Per ogni caso, torniamo sul game perché potrebbe essere l'ultimo. 12 a 2, 4 contro 3. In attacco adesso i Nordics per l'appunto. La difesa deve essere essenziale, ma Sì, guarda il questo anomali. posizionamento comunque. È molto bella la Sacher, ma guarda anche il posizionamento. E qui la chiusura, in rush addirittura, i Nordic si sono lasciati andare l'ultimo round. Sapevano che sarebbe finita, c'era poco da fare. Qui si lanciano un po' tutti a capofitto e vengono massacrati. 13-2, lo score più eclatante fatto proprio con un team che sembrava abbastanza promettente, ma che ormai adesso rasenta l'ultima posizione al fianco del team Duck. Già, era estremamente importante per Nordics aggiudicarsi questa vittoria. Rimane soltanto la partita con United Kingdom, ma anche in quel caso non credo basterebbe a Nordics la vittoria su United Kingdom, che è sì una diretta contendente per il secondo posto, ma con Russia che deve ancora passeggiare facilmente su DAC, mi aspetto che sia la Russia proprio andare su questa Ma seconda posizione signori, del girone. come sempre, prima della pausa, un po' di run su Icebox. Ah, but the trick is the players must only use their hero abilities to prevent their opponent from winning. So that's no guns and certainly no killing. May the fastest agent win. I don't have any strategy. No, Which not me character neither. to play? Dice is actually not a bad idea. Yeah, I want you Good to luck, know I when I raise the guess. trophy, I will think of you. All right? That's kind It's of all him. business here. All right, let's go. I'll see you there. Oh no! No! Oh. All right, that's a win for you. All right? My route is gonna be better. My frozen orbs are gonna be better. And I'm gonna win. I can't believe I almost lost. Armor. Oh, I can't believe I almost lost that. I was just nasty. No. Bye bye! No! No. Oh no, I lost, I lost, I lost. It's over. GG. You should like watch what I'm doing. Sometimes it's nice to stay behind because you see your enemy, what he's doing. So. You know, they say it's important to be a humble winner. Well, or you can also be that. All right, let's go. Let's jump into the next Cool. one. You missed that, and that I didn't miss also. that one. Yeah. Oh. Well done. We are tied 2-2. Oh. Sorry, it's bad. Okay, listen, we're having a friend. It's supposed to, Femina, it's supposed to be a friendly battle. Oh no. No, I've done a huge mistake. Oh. No. Oh, you made it. Don't get caught, don't get caught. Just keep running, Jill. No! Yes! Oh! Well done. Winner. I kind of forgot that I should go to the spawn and I wanted to go straight to A. Oh, no. Well, Femina, GG's, all right?